nuovo video. Finalmente riesco a girarvi questo importante video in cui ho da mostrarvi un sacco di prodotti ed è un video a cui tengo tantissimo perché sono, possiamo dire che è forse il primo vero video di prodotti high cost skincare che potrete vedere sul mio canale. E quindi sono molto molto contenta e non vedevo l'ora di mostrarvi questo mio bel bottino di prodotti e perché insomma sono prodotti che generalmente non acquisto e che difficilmente appunto potrete trovare sul mio canale. E come mai, direte voi, improvvisamente ti sei messa a comprare prodotti costosi? Non perché sono diventata ricca, assolutamente no, purtroppo, ma perché l'azienda a dicembre ci ha omaggiato, ci ha regalato una sorta di buono spesa, di gift card, chiamatelo come volete, comunque un buon acquisto, diciamo così, di un tot per acquisti per tutti i brand che fanno parte della famiglia Estée Lauder. Nella famiglia Estée Lauder fanno parte diversi brand, tra cui vabbè, MAC, Smashbox, Darphin, Origins, Clinique, Tom Ford, che c'è ancora? Aveda, e eccetera, eccetera. Quindi vedrete in questo video alcuni prodottini proprio di questi brand un po' più costosi rispetto al mio solito. Per cui ci tengo tantissimo a mostrarveli perché sono veramente molto 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 contenta. Quindi io e le mie colleghe un bel giorno abbiamo preso la macchinina, ci siamo recati in quel di Milano, siamo andati alla sede centrale Estée Lauder, dove c'è anche una sorta di piccolo magazzino con rivendita per il personale, e abbiamo usufruito di questo buono acquisto più del nostro sconto, oltre che dello sconto già effettivo su quei prodotti. Nel magazzino, ecco. Quindi veramente super scontati. Infatti io vi dirò dei prezzi indicativi perché in realtà non ho uno scontrino sotto mano, quindi non vi so dire con precisione quanto li ho pagati, ma li ho pagati circa il 50-60% in meno rispetto al loro prezzo di listino abituale. Quindi non ricordo precisamente tutti i prezzi, probabilmente vi dirò o il prezzo che ho in mente, che è circa quello con cui io li ho acquistati, oppure il prezzo che conosco perché magari sono andata a documentarmi, ho visto in internet quanto potevano costare questi prodotti. Comunque io ho preso un sacco di roba e ho risparmiato tantissimo, mi sono tolta tanti sfizi, ho preso delle cose che appunto non avrei mai nella mia vita potuto o meglio voluto acquistare, perché come sapete preferisco optare per prodotti un pochettino più economici perché mi piace anche cambiare e provare tante cose. Vi dico subito che non ho preso nulla di Estée Lauder proprio per questo motivo, perché Estée Lauder è veramente veramente cara, per quanto valida sia. Avrei voluto provare delle cose, ma praticamente avrei fatto fuori tutto il buono che avevo solo per prendere due prodotti praticamente, quindi non mi andava tanto di sprecarlo, tra virgolette, così, e ho preferito fare delle scelte diverse e quindi concentrarmi su dei kit dove avevo più prodotti all'interno in modo da poter provare più cose, anche se magari in taglia piccola, o concentrarmi su dei brand che magari mi incuriosiscono ma non ho mai provato nulla, e su prodotti, che veramente avrei voluto e, che magari costano parecchio, magari. Nel senso, ci sono magari qualcosa di abbordabile, diciamo, in commercio e qualcosa che invece veramente costa esageratamente, come per esempio magari Darphin, che è un brand top proprio, e quindi diciamo che normalmente nella mia vita quotidiana credo che non mi ricapiterà mai più di comprare un prodotto Darphin, quindi sono molto molto contenta di aver potuto provare alcuni prodottini. E niente, quindi ho i miei bei sacchettini dove ho tutti i miei prodotti e iniziamo subito, vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Allora, tenete presente che i prezzi, io vi dico quelli già scontati all'incirca, perché non avendo uno scontrino a disposizione non vi so dire con precisione. Calcolate che però i prezzi che vi dico sono già la metà rispetto a quello che potete trovarli in vendita. Ecco, prima
prima cosa, kit, come vi dicevo. Allora, io adoro Origins, è un brand che fa tutti i prodotti skincare e non è un brand certificato bio, però cerca di utilizzare, diciamo, tutti ingredienti naturali, ed estratti naturali, vegetali. E ho voluto prendere due kit, questo è uno di quelli. Ovviamente è una confezione natalizia, come si può ben intuire dal packaging della confezione. E all'interno abbiamo diversi prodotti. Abbiamo uno, due, tre, quattro prodotti che vi mostro subito. Allora, la scatola fatta così, che poi si apre. Questa è la scatola, molto bella. All'interno abbiamo anche una pochette. Una pochettina fatta così, semplicissima, ma che è sempre comoda. Ecco, mi è caduto tutto. Ecco qua. E all'interno questi quattro prodotti. Alcuni, anzi la maggior parte in mini size e poi c'è invece una crema da 50 ml, quindi formato normale, ecco. Allora, abbiamo una crema contorno occhi, questa qui. Questa linea, la Plantscription, è una linea diciamo anti-age, quindi io l'ho voluta prendere lo stesso perché comunque non ho tantissime rughe, sono ancora giovane, però supero i 30, per cui è comunque un tipo di prodotto che devo iniziare ad utilizzare perché sennò queste piccole rughe che ho sulla fronte temo diventeranno sempre peggio ovviamente col passare del tempo. Quindi prevenire è meglio che curare, così mi hanno sempre insegnato. E per quanto io alcune volte non riesca assolutamente a fare questa cosa, ci vogliamo provare, ecco. E quindi ho deciso di prendere comunque questo kit. Allora, dicevo, contorno occhi, fatto così. Da questo mi sembra che siano 10, no, di meno. Quanti ml? 5 ml, esatto, quindi piccolino così. Poi c'è l'anti-aging cleanser, quindi un detergente, questo qua. Questo sono 30 ml, fatto così. Poi l'anti-aging power serum, quindi un siero concentrato da quanti ml? 15 ml. Questo è un modo anche per poter provare i prodotti e capire se poi mi piacciono e se acquistare la full size. E per finire la crema, questa invece in formato full size da 50 ml. Sempre Power Anti-Aging Cream, che sicuramente io, vediamo se mette a fuoco, userò la sera. Eccola qui. Sono molto curiosa di provare questi prodotti, ma hanno PAO, bene o male, di 24 mesi, a parte il contorno occhi 6 mesi, 24 la crema, 24 il detergente e 24 il siero. Quindi, siccome ho degli altri prodotti che invece sono biologici, quindi hanno una scadenza più breve, andrò sicuramente prima ad utilizzare quelli e poi passerò a questi. Però vabbè, insomma, quando poi li utilizzerò ne riparleremo. Comunque, molto soddisfatta di questo bel kit. Eccolo qui. Rimettiamo dentro anche la pochettina, carina proprio anche la scatola e molto carina effettivamente anche come idea regalo, quindi adesso è mia, ma non lo so, vedremo se magari posso anche decidere di eventualmente regalarli, perché secondo me è proprio bello come confezione, è proprio molto 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 bella. E il costo io l'ho pagato intorno ai 20 euro circa per i quattro prodotti. Calcolate che da sola la crema da 50 ml, se non sbaglio, costa sugli 50 euro. Non vorrei dire una stupidaggine, dovrei andare a controllare. Aspettate un secondo che controllo perché prima di andare ad acquistare questi prodotti, in realtà avevo fatto un po' di ricerche per capire che cosa prendere. E se non sbaglio l'avevo cercata. Sì, però non c'è scritto il prezzo. Vabbè, agli estratti di fiori
di Ano Jesus, che non so cosa sia, e Gugu. Offre un immediato effetto filler riempitivo che conferisce allo sguardo freschezza e vitalità. Trovate una descrizione sia su Beautydea che su... mi sembra ne aveva parlato anche Clio, se non sbaglio. Qua, vedete, è Beautydea e avevo segnato anche il siero, questo qui. Ecco, il prezzo del siero, per esempio, è 59,50 per 30 ml. Qua io ovviamente ne ho la metà all'interno, però vabbè. Il prezzo della crema invece pensavo di averlo segnato, invece non ce l'ho segnato. Però sicuramente intorno ai 50 euro comunque, giù di lì. Quindi ottimo affare, diciamo. Anche solo per la crema 20 euro sono pochi. Poi, altro kit, sempre Origins. Questo è ancora più gustoso, più bello secondo me. La confezione vabbè, è fatta uguale con lo stesso disegno, però in un'altra colorazione. Qua abbiamo all'interno sempre quattro prodotti: 1, 2, 3, 4. Sì, esatto. Più pochette, ovviamente. Confezione così. E la pochette è stesso colore, ma è fatta diversa. È fatta così, quindi a bustina piatta anziché quella di prima, ecco. E all'interno abbiamo invece questi quattro prodotti, eccoli qua, che ora vi mostro. Questo mi piace ancora di più di Kit, ovviamente, perché è un kit diciamo di idratazione, un kit illuminante, un kit molto fresco da usare d'estate. Quindi in realtà questo mi verrebbe voglia di utilizzarlo ora che forse sta arrivando la bella stagione, però aspetterò. Allora, abbiamo anche qua un scrub cleanser, quindi comunque un detergente esfoliante. Infatti si vede che all'interno ci sono dei microgranuli in trasparenza. Io qua in controluce lo vedo, non so se voi riuscirete a vedere, non credo. Comunque è Refreshing Scrub Cleansing della linea al Ginseng, e questa è tutta una linea al Ginseng. Questo qui e sono 50 ml, sì, 24 mesi di PAO. Poi abbiamo Renewal Serum con fiori di non so che tipo. Comunque questo è un siero, una mini taglia di siero, 15 ml, siero rinnovatore con Epilo Bio. Dice qua, infatti c'è in italiano perché non guardo l'italiano. Detergente rinfrescante, questo qui. Questo appunto siero. Sono 15 ml, quindi come l'altro, 24 mesi di PAO. Contorno occhi, guardate che bellino! Troppo che tenerino. Sempre appunto linea Ginseng, illuminante. Questo è 6 mesi. Come l'altro, e per finire anche qui taglia full size 50 ml di crema, sempre della stessa linea. Questa è una crema in gel, quindi Energy Boosting Gel Moisturizer, quindi energizzante, idratante in gel. Quindi anche questa, appunto. Quella là la vedo magari per un periodo più invernale e la sera, mentre questa qui in gel la vedo come crema da giorno nel periodo estivo. Top! Sono troppo, 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 troppo contenta di avere questi prodotti. Origins mi piace tantissimo. Io ho provato prevalentemente delle maschere e quelle che ho provato mi sono piaciute tutte, forse tranne una, ma non perché non mi sia piaciuto l'effetto, ma perché non mi piaceva l'odore. Ma sono veramente prodotti ottimi. Le maschere, tra l'altro, non sono male neanche come prezzo, perché il tubo grande mi sembra che venga 25 euro, però io lo pagherei appunto la metà, quindi comunque un 12 euro è un ottimo prezzo per quello che sono. Però purtroppo non c'erano a disposizione di Origins altri prodotti se non questi kit. E quindi comunque ne ho approfittato e ho preso questi due e sono comunque molto contenta perché, per esempio, avevo trovato anche il contorno occhi. Ce l'ho segnato da qualche parte. Dov'è? Sì.
Clio ne aveva parlato sul suo blog. Questa crema per contorno occhi in versione full size viene 29,50. Quindi per farvi comunque un paragone di prezzi, ecco. Secondo me, ecco, il kit a 20 è ottimo. Circa 20, forse qualcosa più, qualcosa meno, ho dei vaghi ricordi dei prezzi in realtà ormai, però più o meno quelle erano le cifre. Poi cambiamo sacchetto perché questo era pieno. Allora, ho voluto prendere un po' di cose che non avevo mai provato, ovviamente, che va pensa, e mi sono concentrata su delle cose un po' particolari che mi hanno consigliato. Allora, partiamo con Glam Glow. Allora, ho voluto prendere, mi mancava proprio pochino per arrivare alla fine, diciamo, del buono. Quindi mi sono buttata su questo per concludere gli acquisti. Su questo Glow Setter, che è lo spray praticamente fissante di Glam Glow. Questo lo potete trovare da Sephora e se non sbaglio anche da Douglas. Sì, esatto. Infatti questo ha un prezzo di 14,90 euro da Douglas. Vedete, c'era ancora anche l'etichetta. Me ne hanno parlato molto 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 bene e quindi una mia collega che l'ha già acquistato, c'era la mini taglia e quindi ho voluto provare a prenderlo. È fatto così, funge molto bene, è un setting spray praticamente, allo stesso tempo illuminante, non illuminante nel senso che ha delle pagliuzze, però comunque illumina molto il viso e a quanto pare funziona molto bene. Questo costava intorno agli 8 euro, se non sbaglio, 8 qualcosa meno, forse 5, tra i 5 e gli 8 euro, non ricordo precisamente. E sono 28 ml, sì, per, vediamo il pao, 24 mesi, quindi ottimo. Niente, non l'ho ancora provato, nessuno di questi prodotti l'ho ancora provato, quindi è proprio un video solo haul perché non ho ancora aperto nulla, ecco, volevo prima farveli vedere intatti, poi piano piano proverò tutto. E niente, quindi questo. Poi, sempre di Glam Glow, che io adoro le maschere, ho questa qua che vi avevo già mostrato. Che ovviamente ho sempre perché è stato un regalo ancora del lavoro e quindi sono riuscita comunque ad averla per questo motivo, perché altrimenti io dico la verità non le avrei mai comprate perché comunque hanno un prezzo bello alto, piuttosto elevato, però ecco, sono sicuramente ottimi prodotti. Allora, ho voluto prendere questa, che è praticamente una crema idratante, opacizzante e allo stesso tempo luminosa. È un po' strano. Là c'era il tester, quindi l'avevo provata e mi piaceva tantissimo la texture che aveva. Questa pagata, non mi ricordo precisamente il prezzo, ma a prezzo pieno dovrebbe costare sui 45 euro circa. Io mi sembra che l'ho pagata 11 o 17, una cosa del genere, non mi ricordo precisamente. La confezione è questa, quindi molto 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 carina e ha una texture simile a un gel un po' più rigido, un gel solidificato, ecco, con una texture un po' siliconica che va a liftare, a opacizzare la pelle e allo stesso tempo un finish un pochettino luminoso. È difficile da spiegare. Poi diciamo che io l'ho provata giusto sulla mano perché c'era lì il tester, ma non vi so dire poi com'è l'effetto sul viso, però sicuramente mi ha incuriosito, perché appunto dice matte glow, crema idratante luminosa e opaca.
che sembra un po' un controsenso, però sapete, di solito le creme magari luminose tendono poi a far lucidare la pelle e quindi magari per una pelle mista, grassa o che tende comunque a lucidarsi, non vanno un granché bene. Questa sembrava proprio l'ideale a quello scopo, quindi mi ha incuriosito e l'ho voluta prendere. Questa PAO di 24 mesi e niente, proveremo e vedremo. Mi ha veramente incuriosito. Poi, altro acquistino, ovviamente non potevo farmi mancare una bella maschera. Questa qui è la Dream Duo, è overnight, è una maschera notturna, bei riflessini che fa tra l'altro la luce. È una maschera lisciante, idratante, luminosa, composta in due parti praticamente. In realtà io non la apro, quindi non riuscirò a farvi vedere bene, però vi faccio vedere la confezione. È questa qui, tutti e due argento tra l'altro sono, vabbè. E praticamente all'interno è divisa in due scomparti dove ci sono due tipi di trattamento. E anche di questa forse ne aveva parlato qualcuno sul blog di Crio, di Clio, straparlo oggi, vabbè. Ho detto che ci tenevo tanto a questo video, volevo fare le cose bene, ma in realtà ce l'ho da talmente tanto tempo lì che non mi ricordo neanche più quello che volevo dirvi e quello che in realtà avrei pensato per questo video. Vabbè. Trattamento trasformante per la notte, da usare come trattamento notturno. Allora, il primo passaggio è applicare Dream Serum sul viso pulito e lasciare assorbire per circa 30 secondi. Passaggio 2, completare il trattamento applicando Dream Seal, quindi l'altra parte. E niente, insomma, non dice niente di che, vabbè. Stavo leggendo il fogliettino che c'è dentro. E mi piacciono le maschere notturne perché non sono, diciamo, quelle cose impegnative che dovete tenere in posa, risciacquare. Sono molto comode perché potete farle benissimo, tranquillamente prima di andare a letto. Non dovete preoccuparvi appunto di andarle poi a rimuovere. Quindi le mettete, letto, nanna, ciao. Quindi mi ha incuriosito tantissima. Tantissimo. Questa ha un prezzo di 53 euro circa, prezzo pieno. L'ho pagata, forse ecco, questa forse era 17 e l'altra crema 11, non ricordo precisamente, comunque insomma ho approfittato veramente di ottimi ottimi sconti. Anche questa però per il momento rimarrà chiusa perché ho altre cose da aprire. Sono 20 ml, non è enorme questa in realtà, però comunque ha le due parti. E niente, insomma, vedremo un pochettino come sarà. Però a me le maschere piacciono molto e le maschere notturne ancora di più. Quindi ottimo. Poi non avevo provato altri prodotti Glam Glow a parte appunto la maschera che vi ho fatto vedere prima, per cui sono molto 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 contenta perché è un brand che comunque mi ispira e che, ripeto, magari a prezzo pieno e se non avessi avuto questo buono regalo non avrei mai acquistato e invece così ho l'occasione di provare davvero tanti prodottini che altrimenti non avrei potuto provare. Poi passiamo a Clinique. Di Clinique ho voluto prendere il contorno occhi, questo qua famosissimo, All About Eyes. Io ho preso la versione Rich. Perché volevo un qualcosa di abbastanza strong perché mi stanno venendo delle orribili rughettine qua sotto e quindi qualcosa di appunto abbastanza ricco appunto, quindi rispetto alla versione normale che magari è un pochettino meno concentrata, ho preferito acquistare la versione appunto Rich. Dice crema idratante intensiva contro occhiaie e gonfiori, provato contro le allergie, privo di profumo al 100%, diminuisce l'aspetto di occhiaie, linee e gonfiori. Ovviamente i miracoli non li farà neanche lei, poverina, comunque vabbè. 6 mesi di PAO, questa aveva un prezzo intorno ai 20 euro, può essere. Non ricordo, sinceramente non mi ricordo. È per tutti i tipi di pelle.
è il classico formato da 15 ml, fatta così, eccola qua. Sono molto curiosa di provarla, me l'hanno consigliata comunque le mie colleghe, sono andata con due mie colleghe a fare questi acquisti, quindi ognuna consigliava un pochettino all'altra. Questa me l'ha consigliata Ingrid, la mia responsabile, questo qui me l'ha consigliato Barbara, la mia collega, e quindi insomma mi sono fidata un pochettino dei loro giudizi, delle loro impressioni e niente, ho voluto prenderlo. Poi sempre Clinique. Ho voluto prendere questo prodotto che mi ispira tantissimo. Praticamente è una lozione sfogliante, quindi una sorta di tonico, però esfogliante. Io sono in realtà alla ricerca in questo periodo di prodottini di questo genere, vorrei prendere quello di Pixi, però sinceramente in questo momento costicchia per le mie tasche. Perché comunque piccino viene tipo 12-14 euro, se non ricordo precisamente il prezzo, comunque supera i 10 euro ed è una roba piccina. E ne ho sentito parlare veramente bene, ecco che fa, dà dei bei risultati alla pelle. Quindi quello in realtà prima o poi lo prenderò. Però per il momento ho visto che c'era questo, tra l'altro sono 400 ml, quindi un bel boccettone grande. E mi ha ispirato anche questo, la mia responsabile mi ha detto sì, questo è ottimo e quindi ho voluto prenderlo. Come si dice, fa parte diciamo della linea 2, ecco, io adesso non me ne intendo perché di Clinique praticamente non ho provato nulla, però mi spiegavano che c'è 1, 2, 3, 4 a seconda del tipo di pelle, per esempio il contorno occhi che va bene per tutti i tipi di pelle, infatti qua ha riportato tutti e quattro i numerini. Questo invece ha riportato il 2, quindi probabilmente è per una pelle mista, credo. Adesso leggiamo magari qualcosa. Si programma skincare step 2, quindi dry combination skin, fragrance free, ma non c'è in italiano. Dovrebbe essere lozione sfogliante quotidiana, mattino e sera. Lozione sfogliante delicata che rimuove le cellule morte per rendere la pelle liscia e luminosa, senza inaridirla. Istantaneamente l'aspetto dei pori migliora e la pelle riceve meglio l'idratazione. Nel tempo aiuta a rivitalizzare il naturale processo di rinnovamento cutaneo. Risultato, la pelle ha un aspetto più sano. Con un batuffolo di cotone passare una sola volta su viso e collo, 2 volte al giorno. Non usare nella zona del contorno occhi, ovviamente. Quindi una sorta appunto di tonico, diciamo così, però un pochettino più esfoliante. Quindi sono molto 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 curiosa di provarlo. Poi, allora, anche di questa sono contentissima ed è un altro kit e stiamo parlando di Darfen. Volevo vedere se la scatola era dritta. Sì, eccolo qui. Questo è un kit di lusso, diciamo così, perché la linea Darfen è una linea molto molto costosa, è un brand francese che ha prodotti veramente veramente top, ma molto costosi. Calcolate che un siero può costare sui 70 euro circa, dai 50 ai 70 euro, quindi super 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 costosi. Potete trovarli anche in farmacia, quindi è una linea comunque ben studiata, specifica, efficace, testata, e quindi mi ha incuriosito tantissimo e io avrei voluto provare dei prodotti che però purtroppo non ho trovato, cioè una maschera che però non c'era, ho ripiegato su quella di Glam Glow, e gli oli, perché la cosa bella di questo brand è che unisce la cura, diciamo, della persona, della pelle, tramite trattamenti classici skincare con l'aromaterapia, quindi utilizzano molto profumazioni, essenze naturali, oli essenziali, quindi cose che vanno a stimolare non solo, diciamo, il benessere della pelle, ma quello di tutto il sistema immunitario e nervoso dell'uomo. Ecco, cioè vanno a stimolare
da diversi punti di vista, non solo appunto a livello epidermico, ma attraverso le fragranze, i profumi, a far star meglio proprio la persona, anche psicologicamente, non solo fisicamente. Quindi è una cosa che a me piace tantissimo, essendo un'appassionata appunto di oli essenziali. Ho preso questo kit. All'interno di questo lussuosissimo kit abbiamo tre prodotti. Una mini taglia dell'olio che io in realtà volevo, avrei voluto quello al mandarino nella versione grande, ma purtroppo non era disponibile. Una mini taglia di siero e invece una crema in full size di questa linea che è la linea Equisage. Crème révélateur de beauté. Non so se si dice così. Comunque una linea, diciamo, idratante. Anche di questo mi sembra che avevo qualche nozione, che in questo momento mi sfugge. Vediamo se riesco a trovarla. No, avevo salvato altri prodotti di altre linee. Questa no, non ce l'ho salvata. Niente, vabbè, pazienza. comunque, ecco, sono prodotti veramente molto molto costosi. Questa mi sembra di averla cercata poi, era una crema normale, diciamo idratante, un po' per tutti i tipi di pelle. Bah, vedremo, insomma, sono molto 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 curiosa di provarli. Il siero piccino piccino fatto così, sono 4 ml, 24 mesi di PAO. L'ogliettino che hai l'aroma jasmine, che non so in realtà bene cosa sia, credo un fiore, suppongo, non lo so. Sono 4 ml, anche questo 24 mesi di PAO. E la crema invece sono 50 ml, pesa tantissimo perché è in vetro, in questa confezione bellissima di vetro opaco. Dice per tutti i tipi di pelle, mattina e sera. Niente, non dice nient'altro in particolare. 24 mesi di PAO. Questo kit l'ho pagato sulle 40 euro, calcolate che solo la crema dovrebbe costare intorno ai 50-60 euro, quindi comunque un ottimo kit, sempre anche come idea regalo, ma soprattutto per noi appassionati di skincare per poter provare i diversi prodotti. Quindi ottimo, ottimo. E anche la scatola è molto bella, quindi poi sicuramente da riciclare per metterci qualcosa, insomma, di carino. In realtà sono piena di scatole, ma non ho più spazio dove mettere le cose, quindi credo che qua in camera dovrò dire a Nicola di mettermi un'altra mensola, perché io non so più dove mettere le cose, tipo queste. In realtà ora io non so dove metterle. Vabbè. E per finire, ultimo prodottino, sempre di Darfen, lo desideravo tantissimo, un siero Darfen, perché sono strepitosi. Ho sentito e letto molte molte recensioni riguardo a questi sieri. Questo in particolare della linea Intral, che è quella per pelli sensibili, e questo è praticamente un siero anti-rossori. Io ho la pelle molto sensibile, nonostante sia una pelle mista che tende a lucidarsi, che però allo stesso tempo inizia ad avere le rughe, qualche volta qualche brufoletto. Qualche volta intorno al naso invece secca, insomma una pelle di merda, diciamo così. Allo stesso tempo è anche sensibile perché molto spesso mi si arrossa, soprattutto nella zona delle guance e del naso. Da struccata, quando io sono struccata, sono sempre rossa qui. Quindi il mio tono del viso non è uniforme, senza fondotinta, proprio perché soffro appunto di rossori nella zona delle guance. Questo è un siero lenitivo anti-arrossamento. Altamente efficace, aiuta a ridurre la comparsa di arrossamenti e ad alleviare istantaneamente le sensazioni di disagio delle pelli irritate. La sua formula delicatamente profumata, arricchita di Calm Complex,
che è praticamente estratto di camomilla, di biancospino, di peonia, di pantenolo, di polisaccaride. Rivela un colorito più omogeneo, ammorbidisce e lenisce le pelli sensibili, adatta alle pelli soggette alle coperose. Quindi non vedo l'ora di provarlo perché il mio problema molto spesso è anche quello, cioè che non ho un tono uniforme del viso, non mi importa di qualche brufoletto qua e là, mi piacerebbe che senza fondotinta il viso sia uniforme e non, ecco, un po' a macchie con le varie discromie, mettiamola così. Allo stesso tempo ho una pelle molto sensibile, molto delicata, quindi spero proprio che questo siero faccia al caso mio. Questo siero ha un prezzo elevatissimo perché costa appunto sui 70 euro. Io se non sbaglio l'ho pagato 40, meno di 40. Però lo volevo. È fatto così, è molto liquido. Tra l'altro è un siero da 50 ml, non da 30, che mi piace assai. È in vetro, con questa confezione super mega elegante, bellissima, che non vedo l'ora di mettere in bagno in bella mostra. 24 mesi di pau, quindi top. Ed è lui! Sono veramente molto contenta di poter provare questi prodotti e... quindi sono veramente veramente soddisfatta di questo shopping e nulla, io spero di avervi mostrato qualcosa di nuovo che magari non conoscevate, di avervi un pochettino incuriosito e di avervi fatto compagnia. Se invece al contrario questi prodotti li conoscete, sapete dirmi qualcosa di più, volete darmi dei consigli, per qualsiasi cosa insomma io vi aspetto nei commenti e niente, al prossimo video un bacione. Ciao! Ciao ciao!